Posso mettervi? Ma certamente, lascio, prego, questo. Sicuramente. Eccoci, Presidente. Vi ringrazio per l'invito e come anticipato è il segno di una chiara attenzione da parte mia persona e dell'intero governo verso il tema che è oggetto di questo incontro, la trasformazione digitale del Paese. E saluto il Ministro della Difesa, tutte le autorità presenti e tutti i gentili ospiti. È un'opportunità, dicevo, per riflettere sull'innovazione in particolare nella pubblica amministrazione e sono veramente lieto, vedo qui un alto elevato numero di operatori pubblici e privati riuniti per confrontarsi su un tema che sta assumendo un rilievo sempre più predominante, non solo tra gli esperti del settore, ma ormai anche presso una opinione pubblica sempre più ampia. La trasformazione appunto digitale. Il ruolo delle pubbliche amministrazioni, plurali ma unite in ragione della funzione costituzionale che è ad esse riservata, che è centrale per il Paese, quanto suscettibile di creare valore pubblico, come si legge nel felice slogan coniato quest'anno da Forum PA. Sotto questo profilo nel Governo è fortemente radicata la consapevolezza che ogni azione concreta rivolta alla creazione di valore pubblico, tanto più in una prospettiva riformatrice che quella che abbiamo come governo sin dall'inizio sposata, presuppone il contributo decisivo delle donne e degli uomini che lavorano nelle diverse amministrazioni dello Stato. Anzi, a tutti coloro che quotidianamente, silenziosamente e responsabilmente svolgono un prezioso servizio a favore di tutti i cittadini, voglio rivolgere, colgo questa occasione per rivolgere il mio sentito pensiero di ringraziamento, di gratitudine a nome mio personale ma anche del governo e, se mi permettete, di tutti i cittadini. La trasformazione digitale, che è stata al centro dei lavori di questa mattina, ha una connotazione globale e conseguentemente richiede un sempre maggior coordinamento delle politiche, una migliore cooperazione non solo tra amministrazioni nazionali ma anche a livello internazionale. A riguardo il nostro Paese è molto attivo, offre sempre efficaci e originali contributi, lo dico senza falsa modestia, nell'ambito dell'Unione Europea, in ambito OCSE e OSCE, come pure nelle riunioni del G7 e del G20. E la presenza al forum di ospiti internazionali conferma l'importanza di una interlocuzione continua e feconda con le esperienze anche di altri ordinamenti, perché il confronto è importante, il confronto ci fa migliorare, ci fa maturare e innesca un processo virtuoso di competizione, di cooperazione e, se mi permettete, anche di emulazione. Le tecnologie digitali stanno trasformando l'economia, la società, con tempi e modalità del tutto nuove, con esiti irreversibili e forse anche non del tutto prevedibili. D'altra parte, diversamente dalle precedenti rivoluzioni tecnologiche, la trasformazione digitale è caratterizzata da una rapidità davvero sorprendente, da un impatto davvero vasto, pervasivo, in modo da rappresentare veramente una sfida di portata epocale per tutte le istituzioni. Il governo e le pubbliche amministrazioni devono mostrare capacità di adattamento alla trasversalità, alla complessità di quella che si prospetta come, direi, una continua metamorfosi. Tocca varie dimensioni, rimette in discussione i principi e istituti nel campo del lavoro, dell'istruzione, della fiscalità, del commercio, della sicurezza e modifica profondamente il ruolo dello Stato e dell'amministrazione. Poi, con particolare riguardo al lavoro, occorre considerare che una quota significativa di posti di lavoro è a rischio di automazione ed è notevolmente accresciuto il divario salariale. Questo delle volte non viene attentamente considerato, a vantaggio dei lavoratori con competenze digitali più avanzate, che hanno sicuramente dei vantaggi retributivi maggiori oggi sul mercato. Certamente occorre il massimo impegno per favorire una formazione anche digitale adeguata alle mutate esigenze del lavoro.
Tuttavia massima deve essere l'attenzione affinché l'innovazione digitale non produca ulteriore esclusione sociale, ma sia funzionale a un autentico miglioramento della qualità della vita nella prospettiva di uno sviluppo equo, rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Se perdessimo di vista questa dimensione, il processo non sarebbe, lo dico molto chiaramente, né positivo né sostenibile. Al contrario, genererebbe soltanto nuove e più insidiose forme di diseguaglianza nei diritti e anche nelle opportunità. Acquisita questa consapevolezza, le amministrazioni devono essere poste nelle condizioni di affrontare e vincere le sfide della trasformazione digitale, facendosi parte attiva nei processi di innovazione. E di fronte alle esigenze di soddisfacimento dei bisogni di una società complessa, non può esistere una amministrazione che non sia digitale e al tempo stesso non sia sottoposta a un aggiornamento continuo, come si addice a ogni struttura complessa che tratta soprattutto conoscenza. Attenzione, non possiamo continuare ad attingere a un quadro di riferimento organizzativo e comportamentale che è stato concepito in un'età, nell'era analogica. Digitalizzare la struttura esistente senza cambiare profondamente i procedimenti, i modelli organizzativi, sarebbe non solo un grave errore, ma anche uno spreco immane di risorse e di energie. Questo cambiamento di prospettiva, ce ne rendiamo conto, è un'operazione molto complessa. In primo luogo richiede l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi decisionali, nella strategia e nell'agenda politica, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici, una crescente diffusione di standard condivisi e comuni. In secondo luogo, ha bisogno di continuità. La strategia digitale non può essere reinventata ad ogni legislatura, né tantomeno deve essere terreno di contrapposizione politica. Inoltre necessita di coordinamento, di cooperazione orizzontale, verticale, tra i diversi livelli di governo e tra le diverse pubbliche amministrazioni, come pure di una governance centrale, questa è una mia ferma convinzione, che sia stabile e adeguata in termini dimensionali e di competenze. Uno Stato disintegrato non può diventare uno Stato digitale, non può quindi rispondere ai profondi cambiamenti in atto. In terzo luogo, richiede una drastica, radicale semplificazione del quadro normativo. La struttura digitale e la semplificazione amministrativa devono procedere di pari passo e devono integrarsi l'una con l'altra. Spesso gli interventi in queste due aree sono considerati separatamente e conseguentemente il potenziale effetto strategico non viene pienamente sfruttato. Ancora, per digitale occorre semplificare, ma per certi versi possiamo anche dire che per semplificare occorre digitalizzare. La digitalizzazione favorisce la semplificazione, offrendo strumenti prima sconosciuti in grado di riordinare e razionalizzare legislazioni ormai stratificate nel corso degli anni, che appaiono particolarmente complesse e anche confuse. Corruptissima Repubblica Plurime Leges è la nota affermazione che si legge negli annali di Tacito. Ecco, la digitalizzazione dei servizi pubblici è anche un potente alleato contro la corruzione, che annidandosi spesso nel disordine normativo determina ingiustizie e inefficienze economiche. Un ulteriore aspetto meritevole della massima considerazione è quello che attiene ai servizi digitali. Social media, smartphone, cloud computing, big data, intelligenza artificiale stanno cambiando ormai l'interazione tra cittadino e istituzioni. I cittadini utenti sono ormai abituati a ottenere dai privati servizi facili nell'uso e nell'accesso, servizi personalizzati, sofisticati e spesso anche gratuiti. Quegli stessi cittadini si aspettano dunque che anche le pubbliche amministrazioni forniscano ed eroghino servizi altrettanto semplici e utili, pena la sfiducia nelle stesse istituzioni. La complessità tende quindi a essere percepita non solo come inefficienza, ma come intenzionale
a assenza di trasparenza e quindi fa perdere fiducia nelle istituzioni. Certamente i processi di digitalizzazione del settore pubblico hanno molto spesso un livello di complessità maggiore rispetto al privato. Dobbiamo misurarci con questa difficoltà. Le pubbliche amministrazioni sono spesso a dover costruire quasi dal nulla le competenze digitali interne, ormai sempre più necessarie per attuare la trasformazione digitale dei servizi pubblici. Creare un corpo di dirigenti, anche apicali, e di funzionari pubblici con competenze digitali è uno degli obiettivi fondamentali su cui si fonda il rinnovamento e la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Per ottenere e perseguire questo obiettivo, però, è necessario un massiccio investimento nelle competenze affinché il personale del settore pubblico si trasformi nel catalizzatore dell'innovazione digitale. Il cambiamento della cultura, delle abitudini è un processo di lungo periodo che necessita la formazione e il reclutamento di talenti, profili professionali, i quali, dotati di una formazione specifica avanzata, svolgano un ruolo di agenti del cambiamento all'interno delle organizzazioni pubbliche. Prima ci è stato mostrato un grafico che voleva riassumere un po' il nostro ritardo nella cultura digitale, e in effetti ci sono tante statistiche dell'OCSE e dell'Unione Europea, mi riferisco anche all'e-government benchmark 2018, European Union Digital Scoreboard del 2018, l'Istat, il dossier Istat sulla conoscenza 2018, testimoniano tutti nel loro complesso come l'Italia non è certo in una posizione di vantaggio per quanto riguarda la cultura digitale, non solo della pubblica amministrazione, ma direi in generale, dei cittadini in generale. Occorre quindi proseguire con l'azione di digitalizzazione già avviata, che è un processo, dicevo, complesso, ma deve essere accompagnato da un serio intervento volto a ridurre il divario di competenze attraverso una educazione digitale inclusiva, che coinvolga non solo la scuola. Bisogna partire dalla scuola, ma non solo la scuola, ma anche altre istituzioni, compresi i media, in grado di collaborare in questo processo che possiamo chiamare di alfabetizzazione digitale. La pubblica amministrazione del presente e del futuro non è solo quella dei servizi pubblici digitali efficienti, però, è anche quella, è la pubblica amministrazione dei dati. Benché il settore pubblico sia il più grande produttore di dati, mancano purtroppo organizzazione e metodologia per sfruttare l'abbondanza di dati raccolti e prodotti. E attenzione, una migliore gestione di questi dati potrebbe supportare anche i decisori istituzionali e i dipendenti pubblici. L'azione pubblica potrebbe essere più efficacemente orientata a comprendere in modo accurato le istanze medesime dei cittadini, a prevedere nuovi bisogni, elaborare innovativi strumenti di policy, a monitorare le iniziative intraprese e le risorse impegnate, valutandone con oggettività i risultati. Quindi i dati possono diventare un asset essenziale anche per l'azione di governo, guidando il processo decisionale in termini di maggiore strategia e operatività. Questo potenziale richiede tuttavia non solo soluzioni tecnologiche adeguate, ma anche e soprattutto condizioni abilitanti, per così dire. Regolamentazione, budget e sistema di governance che consenta un migliore uso, una più completa condivisione dei dati all'interno delle strutture pubbliche. E qui siamo indietro, ma in base anche al recente piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, avviato grazie all'impulso del ministro Bongiorno, abbiamo posto le basi, abbiamo definito un cammino che sia un percorso virtuoso che siamo determinati a perseguire e che ci consentirà di raggiungere in tempi congrui gli obiettivi programmati. L'impatto profondo che la trasformazione digitale ha avuto sul settore privato non si riflette ancora in maniera significativa sulle modalità di interazione tra Stato e cittadini. Eppure le tecnologie digitali hanno uno straordinario potenziale per riformulare le politiche esistenti, per elaborare strategie più innovative, per assicurare il coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale a livello locale ma anche nazionale. Quelle tecnologie permettono
un'applicazione più efficace, un migliore targeting delle misure pubbliche attraverso l'implementazione di strumenti di intervento differenziati in base alle reali necessità. Possono veramente rivoluzionare la relazione governo-cittadini, consentendo alle istituzioni di essere più proattive e più reattive. Allo stesso tempo possono anche aiutare a prevedere e individuare più facilmente le aree cosiddette critiche. Possono sostenere, in definitiva, l'obiettivo di governo aperto, l'open government, basato su trasparenza e accountability, partecipazione alle decisioni, riduzione delle asimmetrie informative, interazione trasparente con tutti gli stakeholders. È evidente che in una società complessa come la nostra, e mi avvio a conclusione, solo la trasformazione digitale rende possibile gli obiettivi appena descritti, nel perseguimento dei quali l'Italia si è impegnata anche attraverso l'adesione all'Open Government Initiative. La sfida che abbiamo davanti è molto complessa e richiede da parte di tutti i protagonisti, siano essi pubblici che privati, un'azione di sistema volta a garantire continuità e a consolidare quanto già avviato negli ultimi anni, ma anche a migliorare la governance, aumentare la qualità dei servizi digitali, promuovere una sempre migliore partnership pubblico-privato per l'innovazione, favorire la diffusione di competenze digitali adeguate e infine accrescere la diffusione delle infrastrutture di accesso ad Internet. Internet, peraltro, in questa prospettiva, non può che essere ormai l'accesso a Internet, la fruizione di servizi digitali, non può che essere considerato, comprendete bene, come una sorta ormai di diritto fondamentale a tutti gli effetti. Oggi, se dovessimo riscrivere una carta costituzionale, non potremmo non contemplare un diritto del genere, perché il divario che si crea tra i cittadini spesso passa attraverso lo strumento infotelematico. Ma più di tutto, questa sfida così importante perché il Paese possa recuperare competitività richiede coerenza, richiede visione. Il Governo, lo posso assicurare, si impegnerà sempre più, ma insieme a tutti voi. Non è una sfida che possiamo coltivare di propria iniziativa esclusiva e in modo isolato. Dobbiamo agire, dobbiamo farlo tutti insieme, in un'azione che per essere realmente efficace, appunto, non può che essere collettiva. A noi tutti, quindi buon lavoro. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente. Prenderemo il suo stimolo, è uno stimolo per tutti noi. Grazie.